ovvio che io non devo insegnarti nulla. Però avrei un paio di accorgimenti da suggerirti, ma giusto un paio, eh? Sì, una domanda. Certo, dimmi. Non è che mi impalla? Cosa? Il microfono. Ah, il microfono. Ma qui siamo in radio e quindi il microfono si sente ma non si vede. Sì, ma questa cosa andava bene negli anni 70, 80, cioè quando facevi radio tu. Ma oggi nell'era social tutto viene filmato, viene condiviso, viene taggato. E non sia mai che Manfredi Battaglia venga condiviso col microfono che lo impalla. Ma sia. È ovvio che non devo insegnarti nulla. Avrei giusto un paio di accorgimenti da suggerirti, ma giusto un paio, eh? E sei chiaro che questo però non si metta qua vicino a me, perché sennò mi impalla. Ma ti impalla cosa? I selfie, no? Ormai nell'era dei social io condivido le mie emozioni. Filmo, scatto, taggo! Qui siamo in radio, quindi pause, silenzi, buchi, no! Velocità, rapidità, devi tenere gli ascoltatori incollati alla radio. Ma questa ragazza, stiamo parlando di una ragazza, vero? Vanessa. Sì, sì. Ecco, deve parlare? Sì, certo, e infatti, vedi, il problema è che è un po' esuberante, vedi? Ho capito benissimo. È una situazione alla Dolores Mendoza. Devi sapere che nelle prime puntate di Occhio Papocchio, la signorina Mendoza era una cavalla selvaggia. Ma Manfredi Battaglia, tac! Certo, sì. Hai capito quello che ti ho detto? Sì, beh, ho capito. Non devo parlare, non lo devo interrompere. Casomai parlo solo quando è necessario. E poi bla 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 bla. Sì, ho capito. Signore e signori, benvenuti! Amici, 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 perché voi siete i miei amici. Benvenuti al Pollon Show, il nuovo programma di Radio Pollon. La nostra radio, la vostra radio. E i soliti contatti, SMS line, WhatsApp, Facebook, profilo internet. E ovviamente non può mancare il profilo Instagram per taggare tutti i vostri selfie. Visto che è un po' timido, mettiamolo a suo agio. Amici, il mio co-conduttore Manfredi Battaglia! Scusate amici, mi sono caduti dei fogli. È l'emozione della prima puntata. La stessa emozione che ha lasciato senza parole il mio co-conduttore Manfredi Battaglia. Mi ha